diciamo che fino a qui è stata una giornata piacevole. Da qui in poi bisogna valutare un attimo. Beh, i kiwi ce li abbiamo. È nero e ne... Porca put... No, no, non hai visto tu, guarda là. Minchia. Tornante. Occhio che qua non ho capito se c'è gasolio o cosa per terra, perché mi sembrava tutto unto. Macchina da solo con la mascherina. Boh. Mi sa che sono quelle là le piste da sci. No. Ah sì, 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 sì. Sì, perché ci sono sia ponte di legno che a posto del tonale, cioè sono tipo due impianti separati ma collegati. Ah. Quindi tu puoi sciare solo al tonale, cioè solo a Ponte di Legno, oppure puoi prendere la cabinovia da Ponte di Legno che ti porta al tonale e sci anche sul ghiacciaio. Cioè anche al tonale, quando saliremo, ci sono delle piste a sinistra che sono piste tra virgolette più semplici, più tranquille, e invece delle piste sulla destra che non si vedono praticamente perché si va sul ghiacciaio. Ah. Cioè si vede la cabinovia che va sul ghiacciaio, però non sono mai salito neanch'io. Mentre sulla destra, cioè sulla sinistra, ho provato a sciare e ero venuto un ponte dell'Immacolata tipo nel 2014 e non c'era la neve. Quindi sulle piste praticamente c'erano i sassi, la terra. La merda! Sì, no, era brutto. Ho anche rovinato un po' la tavola, infatti, in quell'occasione lì, perché c'era pieno di sassi sulla neve. Attenzione che Luna mi va via in scioltezza. Beh, comunque dalla parte della val, cioè no, dalla parte di qua non è che mi sembra granché sto passo. Ma infatti no, non cioè, nel senso, senza infamia, senza lode. E boh, diciamo che l'asfalto è migliore di tanti altri passi che abbiamo in Lombardia, per dire come sono messi male gli altri. Sì, infatti. Sì, boh, però non è che... Boh, scusa, tutti quelli lì che fanno un po' i cretini, che hai detto che vengono al tonale, ma a fare? Cioè, non è che sta grande pista. No, in effetti non è niente di super eccezionale. Quello sai che io prediligo il paesaggio alla pista e quindi il paesaggio alla strada. Quindi non è che mi trasmette grandi emozioni il tonale. No, è ancora il vecchio di prima. Eh sì, ci siamo fermati a mettere la 360. Lo svernice in curva. Sì, diciamo che si vedeva avanti 300 metri. Siamo di nuovo dietro al pulmino dello sci club. No. E invece sì, è proprio lui. È lo stesso di prima. Oddio. Vedi no, vedi minga. Vai che ce lo portiamo su fino al tonale. Invece no. E invece no, attenzione. La parte di sorpassi e controsorpassi te la sei già dimenticata. Sei tu che devi sorpassarmi. Ho capito. Se non rallenti, Gioia. Io sono davanti. Vai forte relativamente e non riesco a superarti. Cioè, sono qua, to? Ci stiamo ecco, brava, così. Fiancamento. Dobbiamo fermarci? No, vai, cretino. Mamma mia, come sei pesante. Ho capito, andiamo a 40 all'ora. Cioè, se devi superarmi, puoi superarmi anche a 60,
Come sei pesante, dobbiamo fermarci. Mamma mia, rilassati un attimo. Adesso la prossima curva io sto interno e tu me la fai esterna stando nella corsia. Bibi, ah no, peccato. Oh, brava, così. Così vengono delle belle riprese. Basta stare nella nostra corsia, così anche i criticoni non possono dire niente. Però diranno, ma in due affiancati come ciclisti? Sparatemi le palle! Mollatemi. Vedi, lì a destra c'è l'impianto che va sul ghiacciaio. Ah, sì. E poi siamo già arrivati in realtà. Che merda. Non so, la gente che non saluta. Non saluta, panculo, assorrata. Non ha salutato nessuno, incredibile. Poi dici motociclisti, tutti fratelli. Ma alcuni veramente non ti segnalano i posti di blocco, non ti salutano. Se ti fermi neanche ti guardano per parlare due parole, non so, tra motociclisti. Zero, cioè incredibile. Vabbè. Senti, proviamo questa esperienza del brivido e sconfiniamo in un'altra regione per la prima volta dopo 4 mesi? Sì, dai. Comunque che merda. È proprio brutto. È proprio tutto cemento. È proprio poco montagna. Piasminga. Attenzione, siamo in Trentino! E questo fino a 2 settimane fa era criminalità. Esatto. A 2000 metri ci sono 24.5 gradi, quindi comunque oggi si sta bene. Oggi è proprio una bella giornata. Però sì, tipo, vabbè, ma mi ricordo che dava pioggia dalle, tipo dalle 6. Ah, quindi la prendiamo tutta, insomma. Dalle 8, boh. Sta dalle 8 o dalle 7, boh. Vabbè, diciamo che fino a qui è stata una giornata piacevole. Da qui in poi bisogna valutare un attimo. Beh, i kiwi ce li abbiamo. Porca puttana. No, non hai visto tu, guarda là. Minchia. Meanwhile. I guanti invernali nel dubbio li abbiamo portati lo stesso. Gardenia. Ma era mica anche un villaggio in Egitto. Gardenia. Ah no, era Gorgonia. Gorgonia Beach. Ok, prima di andare troppo giù in Trentino, facciamo inversion, please. E torniamo verso la Lombardia, che il Trentino lo andiamo a fare la prossima volta che ci sarà bel tempo. 1 week later. Adesso non vorrei dire cazzate, ma non penso. Quello lì di fronte è il massiccio dell'Adamello. Ma va? Dall'altra parte c'è il passo del Tonale. Ah. Beh, penso di riuscire a capire adesso perché costa tanto Madonna di Campiglio. Bello. Mizze, che spettacolo. Queste sono le Dolomiti comunque, Speriamo ci sia un punto panoramico per fare una foto con le moto. Qua? Che figata. Lasciala in prima. Ma dove cazzo fai? Che mongo. Meanwhile. Ah, ma qua? Mica diretti, neanche fai una curva. Vale che è più largo. No, non si vedeva fino in fondo, no? C'era il pericolo che chissà quanta gente ti investiva. Facciamolo qua se sei più tranquilla. E già che ci siamo, cambiamo le batterie. Secondo me di qua l'asfalto è migliore. Come l'asfalto in generale in Trentino, che è migliore di quello della Lombardia. Esatto. Ma mi ha fatto la condensa? Ho la condensa nella lente. Ma va? Ma va, guarda. Come mai? Aspetta che glielo chiedo. Che ne so. Come al solito GoPro i bug, dove è fermata la registrazione ma non si spegne.
Si arrabbiano perché stasera c'è un servizio dove ci sono un sacco di persone lì a mangiare all'hotel e quindi se arriviamo tardi poi non c'è nessuno che aiuta. Comunque bella. Comunque lei aiuta. Sì, beh, comunque ho pulito un po' lì perché era veramente pieno di fango, però... Però che sporco c'è.